4-0 passa il Servette. Invece 1-1 fra Shakhtar e Barcellona è passato il Barcellona, che ora ha subito, sta subendo il primo gol. È passato il Barcellona perché all'andata la squadra spagnola aveva vinto per 3-0. I gol dell'andata erano stati realizzati due volte da Krankel, il primo e il terzo, una volta da Sanchez. Forte dunque di questo suo vantaggio piuttosto netto, la squadra spagnola si è portata in Unione Sovietica, dove ha subito questo primo gol, ma ha potuto ugualmente controllare la partita e ottenere poi anche il risultato di parità che la qualifica tranquillamente. Vediamo l'azione che porta al pareggio da parte della squadra barcellonese. Il gol è stato segnato da Krankel, uno dei grandi protagonisti del Mundial. C'è stata un'azione molto prolungata, poi uno scambio con Asensi e dalla combinazione Asensi-Krankel ecco arrivare il gol del pareggio, e in questo momento si concludono le speranze di rimonta da parte dello Shakhtar. Rivediamo anche la fase finale di questo gol barcellonese, l'ultimo momento, lo scambio Asensi Krankel, il gol del centravanti austriaco che gioca nel Barcellona. 1-1 passa il Barcellona, eliminato lo Shakhtar. Ricordiamo che l'arbitro è Eriksson, un arbitro che è piuttosto conosciuto per i suoi precedenti.